Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti è il titolo del volume che ricostruisce la storia delle stragi commesse tra Piemonte e Liguria e indaga sulle ragioni che hanno rallentato l'iter della giustizia. Solo nel 2000 è stato condannato all'ergastolo il tenente colonnello Engel per l'eccidio della Benedicta e del Turchino. Claudia Pregno. Più di mezzo secolo dopo, la risposta giuridica alla politica nazista di massacro dei civili italiani è stata troppo lenta e circoscritta a pochi responsabili di quei crimini. Le motivazioni politiche, a cominciare dal nostro governo che nel dopoguerra non voleva consegnare ai paesi che li chiedevano, come la Jugoslavia, i criminali italiani di guerra, ma anche perché era cominciata la guerra fredda e perché tanti nazisti venivano reclutati per altre operazioni. Teo Seveche, il responsabile dell'eccidio di Piazzale Loreto avvenuto nell'agosto del 1944, mantenne le sue posizioni poi in Germania fino a diventare vice capo della polizia tedesca. E quindi questo la dice lunga sulle mancate epurazioni. Nel 1994, in un armadio definito della vergogna negli uffici giudiziari militari romani, saltano fuori i documenti e Pierpaolo Ridello decide di istituire i processi contro i responsabili degli eccidi. Poi, in un volume, analizza i caratteri dell'occupazione tedesca e della resistenza tra Piemonte e Liguria, ricostruisce deportazioni e massacri fino ai processi e alle condanne come atto di giustizia per i parenti delle vittime. Molti di questi parenti mi dicevano che ormai avevano perso ogni speranza, ogni fiducia nei confronti di uno Stato, quello Stato italiano, che non aveva deciso di perseguire gli autori di questi crimini così tremendi. Molto deve essere ancora fatto per combattere l'inerzia giudiziaria, ma dopo il secondo conflitto mondiale il passo avanti fondamentale è stato nel 98. Con l'istituzione della Corte Penale Internazionale Permanente, che seguito l'istituzione dei due tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, con l'obiettivo appunto principale di perseguire tutti i crimini di guerra, in particolare genocidio, tortura, crimini contro l'umanità che si possono verificare in qualunque parte del mondo.